Ciao a tutti amici del coach, oggi siamo qui con Nazareno Boldrini e Andrea Uberti per parlare di nutrizione e strategie nutrizionali per questi giorni particolari, nel senso che ci troviamo in un periodo eccezionale nel quale molti atleti hanno dovuto interrompere i propri allenamenti e fare allenamenti alternativi a casa. Ovviamente per molti la situazione in alcune aree del paese è molto drammatica e quindi addirittura non si può uscire di casa per fare la corsetta classica. Quindi diciamo che anche dal punto di vista nutrizionale bisogna prendere delle strategie un pochino diverse dal solito, e che magari vengono differenziate tra atleta che già prima si allenava molto e quindi già di buon livello e atleta invece un pochino più amatoriale o quasi sedentario. Oggi parliamo con Nazareno Boldrini, che è laureato in nutrizione, tra l'altro recentemente laureato e con una laurea una tesi di laurea online, giusto Nazareno? Sì, diciamo che come la situazione è stata particolare anche questa proclamazione, in quanto non ho dovuto presenziare davanti a nessuna commissione, né tantomeno in via telematica, però vabbè, di fatto era la fine di un percorso, quindi sarebbe stato semplicemente un concludere appunto un percorso. Vabbè, mi presento velocemente, magari qualcuno mi conosce già. Sono laureato in scienze motorie e appunto recentemente in nutrizione umana alla San Raffaele di Roma e lavoro in arena, ok, in arena Travagliato, una palestra che è nata come box CrossFit, ma che in realtà ad oggi ha un'ampissima sala pesi e tantissime attività, tra cui in particolare da qua nasce la collaborazione col coach, attività come sollevamento pesi olimpico e comunque grande cura per l'allenamento della forza e della potenza. Sì, ci tengo a precisare che con Nazareno abbiamo organizzato lo scorso anno un corso sull'allenamento della forza che probabilmente nel momento in cui questa situazione si risolverà riproporremo, e recentemente Nazareno ha pubblicato per il nostro sito un articolo con delle raccomandazioni nutrizionali per gli atleti di potenza, sprinter, saltatori e lanciatori. Lascio la parola un attimo anche ad Andrea Uberti che già fa seguire alcuni atleti a Nazareno e quindi ha molto più confidenza da questo punto di vista anche sul rapporto tra allenamento e nutrizione. Ciao Andrea, ciao Nazareno, ciao a tutti. Sì, una situazione davvero particolare, direi quasi surreale, però noi cerchiamo qui di fare qualcosa, di dare qualche indicazione alimentare, anche se queste non sono le priorità. Perché ovviamente noi sappiamo, immaginiamo che comunque rispetto a questa situazione ci sarà un dopo e un dopo da gestire sicuramente con più serenità e meglio. Come diceva Andrea, con Nazareno abbiamo ormai da 2 o 3 anni lavorato, iniziato un rapporto di lavoro e con gli atleti che frequentano Arena e Nazareno e Michele Piazza, per esempio, che hanno frequentato le nostre piste. Abbiamo fatto un raduno insieme a Tenero, abbiamo appunto fatto il corso. Frequentiamo spesso Arena, che in questo momento è una delle migliori palestre, secondo me, in Italia, per un lavoro orientato all'allenamento di prestazione sportivo, dell'atletica o comunque lo sport di prestazione. È un po' una Ferrari dell'allenamento che in questo momento è chiusa. Un paio di settimane fa, 2 o 3 settimane fa, già ci eravamo incontrati
per mettere, portare avanti un progetto sullo sviluppo della forza e di lavori sulla forza in arena, però già lì c'erano le prime avvisaglie e avevamo pensato di soprassedere e di non, insomma, di posticipare la cosa. La situazione è davvero particolare, ovviamente ci porta anche a rivalutare le proprie... È caduto? No, vai, vai. Ah, siete spariti. Ah. Vabbè, tagliamo e vado avanti. Mi vedete? Sì. Ok. Ci riporta a rivalutare le cose nelle prospettive, le diverse. Magari se un paio di settimane fa la limitazione era curata in un certo modo, con una cura quasi maniacale, in questo momento probabilmente stiamo pensando ad altre cose. Ovviamente è necessario fare qualche sacrificio. Noi come il coach abbiamo portato subito avanti questo punto di vista. In Italia ovviamente ci sono situazioni un pochino diverse da zona a zona. Noi siamo a Brescia, che ieri purtroppo ha avuto il record negativo di contagi. Va bene, non vogliamo parlare di queste cose perché vogliamo parlare di allenamento e di alimentazione. Però ecco, noi siamo in una situazione dove sicuramente la routine di allenamento e alimentare è cambiata e deve per forza cambiare. Quindi chiediamo a te, Nazarino, secondo te come si possono portare avanti queste cose partendo da due situazioni? Quello, uno di un atleta, diciamo, professionista o comunque, diciamo, agonista, che è abituato a allenarsi tanto e a mangiare tanto, tra virgolette, ma soprattutto bene, e invece quello magari di un atleta amatore o magari di una persona che magari, proprio perché in questo momento ha meno possibilità di muoversi, come spesso succede quando una cosa non la puoi fare, tendi a cercare di farla, quindi di muoverti un pochino di più. Secondo te com'è che possiamo fare a gestire questa cosa? Beh, partiamo dal presupposto che, come hai appena spiegato tu, c'è una notevole differenza tra sportivo d'élite o comunque professionista abituato ad allenarsi quasi tutti i giorni e magari a dividere l'allenamento in due volte al giorno, rispetto al sedentario o comunque all'amatore abituato ad allenarsi tre volte a settimana con questa frequenza. Insomma, partiamo dal presupposto appunto che... Andrea ed io, giusto per farti capire, scusami se ti interrompo, poi non ti interrompo più, abbiamo in questo momento abbiamo ai box degli atleti che facevano 9 allenamenti a settimana, o 6, 7, 8, 9, magari 18-20 ore a settimana. In questo momento sono ovviamente, tra virgolette, al minimo dell'attività. Sì, appunto, stavo dicendo che per un soggetto sedentario il maggior dispendio energetico non è dato tanto dall'allenamento, ma è dato dallo stile di vita, dai movimenti quotidiani, dalla tipologia di lavoro che fa, dal movimento, diciamo, quotidiano, che va ad aggiungersi a quello che è il metabolismo basale di una persona, che è ovviamente soggettivo. Per un atleta che è abituato ad avere una similfrequenza, appunto come dici te, 9, una decina di allenamenti a settimana, è ovvio che il dispendio energetico è notevolmente differente, e ciò che in alimentazione viene definito il NERD, cioè quello che noi consumiamo al di là dell'allenamento durante una giornata, in realtà per un atleta simile si avvicina di tanto a quello che invece è il dispendio energetico dell'allenamento. Quindi in questa situazione paradossale il sedentario ovviamente ne trae forse qualche vantaggio dal punto di vista appunto del dispendio energetico, lo sportivo no. È ovvio che quindi qualche misura bisogna attuarla, parlando ovviamente per gli sportivi, in quanto il dispendio energetico non potrà più essere quello di prima, ecco. Certo. Noi quello che tra virgolette
cerchiamo di spiegare agli atleti, che comunque lo capiscono perché l'abbiamo visto in altre situazioni, paragoniamo un pochino questa situazione a quella di un infortunio. A volte succede che un infortunio non ti permette di fare certe cose, magari un infortunio banale, si sta fermi un mese o due e poi, come Andrea confermerà e anche tu confermi perché anche tu sei un allenatore oltre che un nutrizionista, a volte succede che l'atleta magari tornando da un infortunio va comunque bene e poi si scopre che magari si è lavorato tanto prima, se ci sono tanti anni di preparazione, poi non succede poi questo grande disastro, giusto? Sì, cioè, è capitato. La premessa è da fare su soggetti sportivi veri, appunto abituati da anni a sostenere un allenamento che appunto abbia una frequenza di 9-10 allenamenti a settimana, due o anche 6 allenamento, o anche 6, anche semplicemente 6, ma che comunque abbiano un bagaglio motorio e una preparazione fisica almeno di qualche anno. Come dici te, giustamente è paragonabile a una situazione di infortunio e c'è da considerare una cosa importante, un aspetto importante, cioè che spesse volte il riposo, anche se forzato, non danneggia, anzi, tante volte può venire incontro a situazioni, non dico di sovrallenamento, però comunque se consideriamo che comunque l'allenamento per il nostro organismo è una forma di stress, è ovvio che riposare tante volte fa bene all'organismo. Certo, a volte, chiedo anche a te Andrea, ti sarà successo, magari la differenza tra questa situazione e l'infortunio, piuttosto che il piccolo malessere, la febbre, è che a volte magari lo stato di affaticamento che ti provoca il piccolo infortunio, piuttosto che l'indisposizione momentanea, è quasi un aiuto che arriva, nel senso che abbiamo schiacciato troppo sull'acceleratore, abbiamo un pochino sbagliato a fare i nostri conti e quasi il corpo si protegge. Quindi c'è una cosa che magari non arriva dall'atleta, ma arriva da fuori, e questa è forse l'unica differenza. Però se abbiamo sbagliato in eccesso prima, magari non perderemo così tanto dopo. Sì, sicuramente in una situazione così straordinaria bisogna guardare un pochino i lati positivi della cosa, e quindi più che chiamarlo, diciamo, situazione simile infortunio, io tendo più a pensarla come a una fase di transizione, non so, alla fine della stagione agonistica, quindi mantengo un pochino la forma per poi ripartire nel modo migliore. Come già diceva Nazareno e come dicevi anche tu, magari in questo periodo si può pensare di favorire un po' di più il recupero, dove magari spesso gli atleti fanno meno caso, quindi non so, una strategia per favorire il recupero è anche quella di in questo periodo ottimizzate un pochino il sonno, in modo che non state svegli di notte, in modo che il recupero migliora, e quindi non soltanto le strategie alimentari ma anche quelle del recupero fisico, diciamo. Ovviamente se uno cerca di recuperare dovrà anche cercare di utilizzare una determinata alimentazione, perché se io, pensando di voler recuperare le energie in questo periodo, mangio molto 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 meno per, non so, non mettere grasso, magari poi mi dirai tu Nazareno se sbaglio oppure no, magari in realtà abbasso i livelli di recupero. Lascio a te la parola. Sì, è un discorso abbastanza complesso, nel senso che per quanto riguarda l'introito energetico di un atleta, ci si basa solitamente dal volume di allenamento e dalla tipologia dell'allenamento, e per tipologia intendo proprio tipologia di gesto, di specialità. È ovvio che su uno sportivo, e siccome facciamo riferimento al coach e quindi soprattutto all'atletica, ma ovviamente non escludendo altri sport, questa tipologia di atleta solitamente tende ad avere un introito energetico quotidiano molto alto. Consideriamo che è un uomo di 70 kg, un velocista ad esempio di 70 kg può arrivare tranquillamente a consumare durante il periodo della stagione anche 3.000 calorie al giorno. Poi è ovvio che
i macronutrienti, cioè carboidrati, grassi e proteine, devono essere modulati a seconda della fase della stagione. Tendenzialmente in questa tipologia di atleta i carboidrati sono molto elevati, ok? Perché comunque è diciamo la forma di energia, il substrato meglio energetico che viene più utilizzato. I grassi hanno la loro importanza, poiché comunque i grassi, oltre ad essere una moneta energetica come i carboidrati, sono una riserva energetica e inoltre vengono considerati proprio degli ormoni, poiché sono molto importanti nella risposta ormonale e per produrre determinate sostanze per la crescita muscolare, per il riposo notturno o comunque per sviluppare forza e potenza, caratteristiche ovviamente fondamentali per sprinter, saltatori, lanciatori, eccetera. Tendenzialmente quello che potrei consigliare io in questa fase è che ovviamente trovandosi a sostenere un volume d'allenamento nettamente inferiore, è ovvio che, come abbiamo detto prima, l'introito calorico dovrà diminuire e dovrà diminuire soprattutto ciò che solitamente ci fornisce. E quindi collegandomi a quello che ho appena affermato poco fa, sarà quindi una modulazione dei carboidrati piuttosto che dei grassi, anche perché comunque i grassi hanno una densità calorica molto alta e nell'alimentazione mediterranea classica, diciamo, del nostro paese solitamente si tende ad abusarne, ok, più che a usare il termine utilizzarne. E mentre per quanto riguarda invece per quanto riguarda il discorso proteico, per conservare la massa, e questo secondo me è il problema maggiore, perché consideriamo che in questa fase allenare la forza piuttosto che la potenza, e quindi lavoro con sovraccarichi, è questo il vero problema, poiché nel senso le palestre, gli impianti sono chiusi, quindi è difficile reperire, se quasi non impossibile reperire dei pesi da tenere a casa per appunto allenare queste capacità. Quindi per poter mantenere il più possibile la massa magra si tende solitamente, o meno le evidenze scientifiche tendono a aumentare quella che è la quota proteica, ma proprio per salvaguardare, non perché in questo modo si aumenta la spinta anabolica, ecco. Ok, quindi riassumendo un attimo, per chi non può utilizzare i pesi, nel senso, immagino che qualcuno, magari una palestra a casa, riesce ad averla con un bilanciere, qualche peso, però la maggior parte delle persone e degli atleti difficilmente riuscirà a fare pesi e quindi anche a mantenere la struttura muscolare corretta e i livelli di forza. Diciamo che mantenere un adeguato apporto proteico e ridurre leggermente i carboidrati, intendevi? Sì, è ovvio che è un discorso, ripeto, sempre molto, molto complesso, in cui intervengono molte variabili, però tendenzialmente è questa solitamente il discorso da fare. Ecco, sicuramente di base, prima di ricercare finezze o tecnicismi dal punto di vista dei macronutrienti, di base che bisogna ridurre è l'introito, ok? Cioè, okay, quindi quello che noi introduciamo al giorno. Quindi si fa riferimento innanzitutto alle calorie totali. Di conseguenza si può andare appunto a modulare i macronutrienti in base alle esigenze. Sì, tra l'altro, Nazareno, questa diciamo che è stata l'impostazione su cui siamo stati d'accordo sia io che Andrea rispetto a questa emergenza, cioè un'impostazione di prudenza
nel senso di cercare di favorire, cioè di porre più attenzione all'aspetto, diciamo, della sicurezza dei nostri atleti e nostra. Diciamo, non abbiamo cercato più di tanto di attivarci per mantenere l'allenamento. Ovviamente la nostra linea di posizione è che tutti quelli che fanno cose che sono lecite va bene che le facciano, non siamo noi che ci sono stati anche atti, diciamo, di isterismi, scene di isterismo magari contro i runner, contro chi va a correre, contro chi pratica l'attività. La nostra idea, per come siamo organizzati noi e perché quella che è la logistica e perché siamo a Brescia, perché siamo in un punto particolare, è stata quella di sospendere l'attività e di chiedere agli atleti di fare le cose a casa o nel giardino di casa o nel capannone dietro casa, ma in sicurezza. Ovviamente chiunque fa diversamente e può farlo, probabilmente avrà fatto altre valutazioni e non siamo noi a criticare, non siamo noi a decidere se uno deve fare o cosa non deve fare. Però ecco, diciamo che la nostra idea è stata quella, e abbiamo appunto delle situazioni dove ci sono degli atleti che magari sono riusciti a prendersi il bilanciere, qualcosa a casa, riescono a fare attività, ed altri invece che riescono a fare molto meno attività. Quindi avremo magari dei ragazzi che potranno lavorare magari di più sull'aspetto aerobico, perché hanno il giardino di casa, perché hanno la strada di fronte a casa deserta, perché abitano in montagna, e ci sono quelli invece che magari saranno più compressi in un appartamento, perché vivono in un appartamento, hanno meno possibilità. A tal proposito, ti dicevo, volevo chiederti, secondo te, anche proprio visto che tu vieni dal mondo della palestra e del fitness e magari hai più esperienza rispetto a noi, un lavoro aerobico come si può, diciamo, come si può risolvere il problema di chi ha bisogno di fare un buon lavoro aerobico con, diciamo, senza avere la possibilità della corsa, che comunque per noi è il metodo più facile e più naturale e a cui siamo anche più abituati? Sì, è ovvio che la corsa, come appena detto, risulta essere la modalità più comoda per poter e sicuramente anche più funzionale. Esattamente, e sicuramente più funzionale a uno sprinter, per esempio. Lavoro in un box CrossFit, quindi diciamo che l'aspetto aerobico io sicuramente, o meglio, noi sicuramente lo lavoriamo in ogni tipo di lezione, ok? Questo, e con questo cosa voglio dire? Che sicuramente anche in spazi piccolissimi è possibile costruire un lavoro aerobico con esercizi anche a corpo libero, piuttosto che, non so, con elastici, kettlebell, piuttosto che manubri. C'è da considerare che il lavoro aerobico non deve essere inteso solo come lavoro monostrutturale o ciclico. Un lavoro può diventare aerobico, o meglio, un lavoro fatto con i pesi può diventare aerobico semplicemente riducendo i recuperi. Quindi si può costruire. Io per esempio, Nazareno, ho la fortuna di avere la palestrina a casa. Ho provato a fare dei lavori con le kettlebell che avevo sempre utilizzato più per la forza, diciamo, che per un discorso di endurance, e ti dico la verità che ho avuto paura di aver preso il coronavirus, perché era veramente faticoso e non mi ero sentito così affaticato e così stanco. Ho fatto un lavoro lattacido che non era tempo che non facevo, insomma, da quando correvo un po' di più, insomma. Sì, anche perché in atletica siamo abituati comunque a recuperi ampi, almeno dal punto di vista di sprint, salti, la forza la alleniamo con recuperi più alti, quindi se noi riduciamo tanto il tempo di recupero sicuramente si sente il lavoro cardiovascolare di sicuro. Sì, poi c'è da aggiungere un aspetto molto importante, che comunque quando si lavora
con piccoli attrezzi o comunque piccoli sovraccarichi che anche in questa situazione possiamo avere in casa. Si tratta comunque sempre di spostare, di muovere qualcosa, di lavorare contro una resistenza, quindi non è la stessa cosa rispetto che a muovere solo il proprio corpo e spostarlo nello spazio. Quindi di conseguenza è ovvio che più la massa corporea è alta, più questo ovviamente sarà un carico anche se lavoriamo corpo libero. Detto ciò, ripeto, ci sono svariati movimenti a corpo libero con cui si può costruire un lavoro aerobico, ok? E svariate modalità. Bisogna sempre fare riferimento ovviamente dalla base di partenza, nel senso che se la nostra capacità aerobica, che io sia uno sprinter, che sia un saltatore e a maggior ragione che sia un lanciatore in cui magari la componente aerobica viene ovviamente un po' meno, bisogna sempre essere coscienti del punto di partenza e da lì ovviamente poi gestire i tempi di lavoro, i tempi di recupero, però sicuramente è una cosa fattibile e anzi, considerando che questa situazione ora non si sa per quanto si prolungherà e di conseguenza addirittura parlano di sospensioni forse delle Olimpiadi, probabilmente anche molte manifestazioni sia a livello nazionale che internazionale avranno uno slittamento, comunque un cambio di programma. Con questo vorrei dire che si potrebbe cogliere l'occasione per trasformare questo periodo in un periodo di transizione, in un periodo di off season in cui magari si possono lavorare appunto sia tecnicamente che a livello aerobico molte capacità e molti aspetti in cui solitamente abbiamo o incontriamo difficoltà, ecco, come può essere appunto un lavoro aerobico lattacido, cosa che poi durante la stagione magari avremo meno modo di lavorare. Per quello che riguarda, diciamo, il corridore o chi è abituato a correre, possiamo anche, proprio per vedere l'aspetto positivo, considerare che magari in un primo periodo il lavoro, non essendoci un adattamento al lavoro che invece magari nella corsa c'è, un lavoro con i burpees, un lavoro con la funicella, un lavoro con i jumping jack, un lavoro con le kettlebell, rispetto a quello che succede per un atleta di CrossFit, per esempio, per uno che è un podista, può avere un costo molto energetico molto maggiore, avere un risultato molto più ampio, nel senso, se l'atleta di CrossFit magari va a fare delle prove di corsa sui 200, sui 300 metri con un atleta che è abituato a correre, farà molto fatica nonostante la sua fitness buona, mentre perché l'atleta che corre ha automatizzato il gesto e l'ha reso sempre più economico. L'atleta che invece è abituato a correre, pur stando in casa, magari con dei burpees, con dei double under, con degli esercizi con la kettlebell, nonostante abbia una grande fitness, visto che è molto poco economico nel gesto, magari per le prossime settimane avrà un vantaggio che andrà via via, non in termini di efficienza ma del lavoro, ma in termini di efficacia dello stimolo. Quindi possiamo vedere anche questo aspetto positivo nel differenziare un pochino il lavoro e fare cose nuove. Beh, ovviamente sì, l'hai detto te, l'allenamento è adattamento, quindi se un podista è appunto abituato a correre e il suo allenamento è costituito soprattutto appunto da questo movimento, il semplice muoversi in maniera differente avrà ovviamente un costo, un dispendio energetico e un lavoro muscolare diverso e soprattutto maggiore. È ovvio che gli stimoli allenanti, a prescindere dalla specificità di un gesto e dal livello di un atleta, gli stimoli allenanti si possono ritrovare veramente con molta semplicità e nonostante la tecnologia del giorno d'oggi e numerosissimi
parametri che appunto la tecnologia ci può fornire, io credo che in una situazione simile le sensazioni siano ciò che il parametro più importante, ecco. E con questo, voglio dire che tornando al discorso del podista, partire con movimenti semplici, poco strutturati e comunque già combinati tra loro è già una buonissima base di partenza. Sì, sono d'accordo con voi. Io ad esempio vi porto quello che sto facendo adesso con i velocisti, con i miei velocisti ho soltanto una ragazza che ha un bilanciere a casa e con carichi abbastanza ridicoli, quindi non penso di potergli far fare un lavoro di forza strutturato. Sto utilizzando un paio di volte a settimana comunque dei circuiti simil CrossFit, nel senso con recuperi ridotti, cercando di fare i movimenti con dei tempi oppure con delle ripetizioni strutturate oppure con dei tempi che do io standard. E fondamentalmente quello che loro mi dicono di avere è comunque di avere delle sensazioni molto più faticose, di affaticamento maggiore rispetto a un allenamento normale in pista, ma questo è normale perché non sono abituati a determinati movimenti con poco recupero. Sicuramente pensando anche allo sviluppo nel lungo termine di questo stop forzato, bisognerà poi pensare quando si ricomincia di non partire poi a tutta, nel senso sicuramente saranno un pochino poco adattati al lavoro specifico e quindi bisognerà ripartire come in un periodo di transizione, come quando si esce dal periodo di transizione. Sì, sicuramente, come ho detto, come dicevo poco fa, ma appunto perché non si sa per quanto appunto durerà questa situazione, io la considererei a questo punto un periodo, come hai detto te, di transizione, di off season, quindi programmerei, strutturerei gli allenamenti di conseguenza appunto come se fosse il classico rientro dall'unica pausa annuale che solitamente si ha dopo il clou della stagione, dopo le competizioni più importanti. Esatto. E quindi di conseguenza sia il volume, sia l'intensità, sia la tipologia degli esercizi dovrà essere adeguata a questo tipo di livello. Perfetto. Ti faccio ancora una domanda. Torniamo un attimo sul discorso nutrizionale e alimentazione. Diciamo che in questo periodo, restando molto chiusi in casa, può capitare, magari portati anche da un aspetto psicologico, a mangiare un po' di più e magari certi alimenti che non sono proprio l'ottimale in questo periodo. Dal tuo punto di vista, come andrebbe gestita questa cosa? Non so, in generale è proprio un discorso molto generico. Beh, è ovvio che sì, in situazioni simili è abbastanza difficile da gestire l'alimentazione anche dal punto di vista emozionale. Consideriamo che l'alimentazione emotiva, ok, se così si può chiamare, è legata sempre a non a necessità, ok, ma piuttosto ad emozioni, appunto. Quindi si tende magari a mangiare, a spiluccare qualcosa, ma molto semplicemente perché non abbiamo le stesse abitudini o gli stessi ritmi che abbiamo solitamente in condizioni o in situazioni normali. Il consiglio che do io appunto è quindi quello di organizzarsi comunque e nel miglior modo possibile la giornata, in modo tale da riuscire ad avere comunque una sorta di programma giornaliero, in modo tale che anche il nostro inconscio, le nostre emozioni poi siano proiettate a quel programma lì. Ed evitare quindi che ci si riduca magari appunto a delle
a delle piccole abbuffate piuttosto che appunto spiluccate, che comunque sono molto legate sempre alla, alla noia, ok? E emozioni sicuramente non positive. Quindi trovassi delle attività da fare, insomma, durante la giornata. Sì, sì, ma anche se magari può essere riduttivo questo discorso, visto che comunque dobbiamo rimanere barricati in casa, io credo che tenere impegnata la mente e avere comunque questo tipo di struttura durante la giornata ci può dare una mano, ecco. Certo, e tra l'altro mi veniva in mente, Nazareno, che visto che la gente appunto sta tanto a casa, noi stiamo tanto a casa, siamo sempre a casa, il fatto di non avere in casa magari cibo spazzatura in questo momento diventa ancora, cioè comprare il meglio possibile, ovviamente magari concedendosi anche qualche premio, diciamo, perché giustamente già la situazione è un pochino difficile, però ecco, se si evita di avere in casa magari le solite merendine, il cibo, le bevande gassate che non servono a niente, zuccherate, magari questo può essere un vantaggio, no? Nel non dover stare attenti. Beh, è ovvio che per quanto riguarda la spesa deve essere sempre fatta in maniera oculata e attenta. Poi, ripeto, anche per quanto mi riguarda, diciamo che il compenso e la piccola soddisfazione data da qualche cibo, da qualche dolce, piuttosto che da qualche cibo fritto, è ovvio che non deve mai mancare in una... esatto, nell'alimentazione. Però ecco, sì, tante volte si rischia magari in certe situazioni poi però di rovinare mesi e mesi veramente di lavoro e di sforzi, di sacrifici in poco tempo, ecco, perché comunque uno sportivo deve prestarci attenzione, poiché è vero che anche se abituato appunto a allenarsi da tanti anni e in maniera frequente, quindi ovviamente il metabolismo e la massa muscolare magra ci dà una mano comunque ad avere un dispendio energetico un po' più alto rispetto a quelli che può essere un soggetto sedentario, questa situazione però presto finisce, nel senso comunque se si inizia ad andare oltre le 2 settimane, 3 settimane in cui non si riesce più a controllare l'alimentazione, è ovvio che comunque poi qualche ripercussione per quanto riguarda la massa grassa piuttosto che comunque la composizione corporea in generale ce l'avremo. Nazareno, ovviamente questa è una situazione che di positivo ha poco, però noi cerchiamo sempre di guardare gli aspetti positivi, insomma, almeno cercare come sfruttare bene una situazione, volendo guardare, se si vuole, questa situazione è un pochino come correre nell'ottava corsia, che è una corsia che non vuole nessuno perché è esterna, non ti dà riferimenti, però se sei bravo e sei capace di organizzarti, puoi fare anche meglio anche lì, proprio, anzi è la migliore se sei capace di organizzarti. Dico questo nel senso che questo ovviamente è una situazione molto stressante per tutti, dal punto di vista psicologico, da fuori, visto da fuori, perché se uno continua a leggere e vedere magari è stressante, però se ci si pensa nel pratico, magari per un atleta che è abituato a lavorare, a fare tanti allenamenti alla settimana, a essere sempre in macchina, a correre sempre, in questo momento fondamentalmente ci stanno chiedendo di rallentare, di stare a casa e di fare una vita molto più facile e più controllata. L'atleta che si è portato a casa la sua palestrina, per assurdo, se è molto bravo, può essere ancora più rilassato e lavorare ancora meglio, nel senso con tutta la calma, può fare le sue cose con calma e senza stress, può essere la situazione meno stressante possibile se si vuole. E allora ti chiedo,
Partiamo da un atleta che è abituato a correre, nel senso non solo correre in pista, ma a muoversi, fare una vita molto attiva. E uno invece adesso che deve fare una vita molto più rilassata e contenuta e magari ha le sue possibilità di allenarsi. Magari questo lavoro si riduce, per me per assurdo non mi sono mai allenato così tanto, ok? Visto che normalmente non ho il tempo per allenarmi, qui sono a casa e non mi sono mai allenato così tanto. Volevo chiederti, cosa cambia in quello che metto nel piatto a seconda che la mia attività si sia ridotta o sia aumentata e se ci sono delle strategie per controllare, non lo so, il mio peso, la mia situazione, la mia composizione corporea per quanto possibile, delle strategie pratiche. Allora, allacciandoci al discorso fatto precedentemente, bisogna riuscire un attimo a capire realmente, inquadrare realmente quello che in questo momento è il nostro movimento quotidiano, quello che può essere il nostro dispendio energetico quotidiano. Esistono per esempio ormai al giorno d'oggi tantissimi orologi, tantissimi tracker che per esempio ci possono dare un'indicazione su quello che è il nostro movimento quotidiano. Quello per esempio potrebbe già essere un indicatore abbastanza affidabile a cui appunto far riferimento. Detto ciò, cosa mettere nel piatto? Vabbè, come abbiamo detto precedentemente, per quanto riguarda, andando a parlare di macronutrienti, la quota proteica la manterrei, ecco, ma proprio per un discorso di preservare la massa magra, ok? Che ho guadagnato durante i mesi di preparazione. È ovvio che i grassi hanno una densità calorica molto alta, quindi è ovvio che dovremo stare attenti a gestirli nell'arco della giornata e comunque quindi consumare cibi che comunque contengano molti grassi. Ma molto semplicemente, ripeto, per l'alto contenuto calorico che hanno. Poi, considerando che il dispendio energetico, il movimento quotidiano, nella maggior parte dei casi sarà ridotto e soprattutto il movimento che faremo in questi giorni non è ovviamente quello lo stesso movimento che facciamo in pista e quindi i metabolismi energetici che noi utilizziamo in pista, di conseguenza ne andrà che anche i carboidrati avranno una certa flessione. Ecco, poi sicuramente per poter monitorare questa situazione e per poter riuscire ad avere un'inquadratura abbastanza affidabile, così come ho già consigliato a qualche mio atleta, sicuramente il monitoraggio del peso corporeo, se non quotidiano, almeno una o due volte a settimana, è la prima indicazione che possiamo avere e l'indicazione tra l'altro più comoda che possiamo avere. Così come magari la misura della circonferenza vita ci può dare un'indicazione, quindi misure, le classiche misure antropometriche classiche che però può fare chiunque, ecco. E non ultimo, comunque parlo soprattutto per gli atleti, anzi parlo per gli atleti, anche ciò che si vede quando ci specchiamo, quindi quella che può essere l'aspetto estetico, quindi volume piuttosto che sentirsi un po' più gonfio, sentirsi un po' più sgonfio, può essere comunque un indicatore. Non sarà mai un indicatore estremamente preciso ed oggettivo, però questi purtroppo sono gli unici dati che possiamo al momento tenere. Delle indicazioni molto interessanti, Nazareno.
concluderei questo discorso facendo una piccola, un piccolo riassunto su quello che abbiamo detto. Quindi fondamentalmente cercare di mantenere il più possibile il proprio allenamento, ovviamente modificandolo, ma cercando comunque di allenarsi in modo costante, cercare di cambiare un pochino quelli che sono i macronutrienti, ma soprattutto ridurre appena appena l'introito calorico, e se posso aggiungere una cosa, cercare comunque di mantenere un atteggiamento positivo verso quello che sta succedendo. Quindi a mio avviso non continuare a guardare notizie che possono essere negative, ridurle al minimo e cercare comunque di guardare gli aspetti positivi di quello che sta succedendo. Detto questo, vi saluto, e se ci fosse interesse verso un altro video come questo, potremmo farne altri con altri temi. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie, ciao Andrea. Ciao.